Teatro Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppy Night Zero Limits. In collaborazione con Planet Pay 365. Ricarica, paga, acquista. Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Bava, Opportunity Shop. Mondo Camerette, ragazzi felici, genitori di più. SIAG Caffè. Alba Pavimenti, hai mai regalato un profumo alla tua casa? Picano Rent, noleggio auto, moto e furgoni. Il Ruspante, passione per la qualità. Ecosystem, autodemolizione e ricambi usati. Uella Officine, ad Arzano, Casandrino, Interporto di Nola e Fuorigrotta. Sagifin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Gennaro D'Ausilio Camion, i tuoi veicoli commerciali dal 1970. Pupatella, la mozzarella. Preparatevi a una serata di passione, vi innamorerete della sua comicità. In alto i vostri cuori per Peppe Iodice! Buonasera! Buonasera a tutti! Il Peppy Night! Questa è la penultima puntata! Poi si va in vacanza! Vi presento colui che è rigorosamente a dieta perché a giugno si sposa! Daniele Decibel Bellini! È il momento di colui che è di una presunzione unica, di una generosità fasulla, regala cashmere come se fosse plastica, Francesco Massandrea! Ma secondo noi, buonasera Teatro Troisi, buonasera a tutti, benvenuti alla festa del lunedì, ma è modo di trattare una persona, io non lo so. Generoso non va bene e tirchio non va bene lo stesso. Vabbè, lasciamo perdere. Buonasera, benvenuti, grazie per essere qui. Eccolo. Amici del foyer del Teatro Troisi, preparatevi a essere travolti da un'ondata di risate nella prima puntata del Procopy Night con Francesco Procopio. Procopy Night, Procopy Night, Procopy Night. Con le mani! Può combinare, ma non lo esalta che sta combina, c'è uno là dietro. Piano, che fa? Ma Francesco, dai! Qui! Dai, Francesco! Per il nostro magnifico! Per il nostro magnifico Capodanno! Ma anche noi siamo molto emozionati perché abbiamo trascorso questo grande Capodanno, è vero Mastandrelli? Ci hanno seguito in tantissimi, quanti? A Candidello sul mare! Ah, ciao Candidello! Una trentina di persone! Anche 31 a un certo abbiamo punto! Abbiamo raggiunto picchi anche a 32 quando è scesa la signora secondo piano di Tamunet! Mi ricordo, salutiamo la signora Cammella! Grandi divertimenti, salutiamo la signora Cammella! E passiamo subito a presentare! Piano! Ma dai Francesco! Sono fatto eccitare, ti prego, grande emozione, un grande te, ormai amico, non me ne fotto più, non c'entra niente. Ma mi sento molto emozionato dopo il Capodanno di Candidello sul mare. Ma abbiamo una colonna sonora. Ah, sì, sì, la colonna sonora del nostro Peppe Ciannabel Bellini. Che cos'è la questo? Musica. Ma che schifo! No, allora, la musica! Sta facendo la musica! Francesco, questo ma sembra... Procopio! Gli ho detto porta di piatto, fammi sei bicchieri! Sembra quello, non è una console, sembra quello delle campanelle in mezzo alla strada! Guarda, siamo scelta. Veramente emozionati! Talmente ci siamo divertiti a Capodanno a Candidello sul mare verso il 11:30 siamo tutti quanti in duli! Sera tu! Vabbè, perché erano anziani! Procopio! Sachillo con Bellano operatore a Candelette, chi è? Mi sembra un attimo solo, non vi ho presentato la parte teatrale del nostro Procopy Night. Dove sta? Signori Vincenzo Sacchettopio, andiamo a trovarlo nel foyer. No, no, nel foyer siamo noi. Vabbè, allora qui è l'outrier. Fallo vieni. Eccolo qua, come va? Uaggiù, buonasera a tutti, ora Vincenzo Sacchette. Sacchettopio, una novità. Volessi dicere una cosa a tutte le femmine che si mettono in una coppia sociale e dicono quegli uomini ci guardano e che sì, ma scema. Ma chi sa sì? Va bene, salutiamo il nostro Sacchettopio. Va bene così.
Vabbè, rincorri il cappello. Lascio il microfono. Ah. Non è un cane, è un ospite, va bene, non è un comstar. Questo è il nostro Pokémon Night, ma veniamo torniamo subito a noi. Avevamo stavamo dicendo al nostro capodanno a Caditello sul Mare che quando se ne sono io tutto quanto abbiamo fatto il countdown. C'è stato un countdown. 5, 4, 3, 2, 1, se ne aiuto il chiarire. Piacere. Siamo rimasti solo. C'è stato il concerto. Il concerto subito dopo le 11:30 del grandissimo Lello Musella. Sarebbe bello averlo ospite. Ragazzi. Signori, no, Lello Musella no, è qui! Grazie. Cantante del Procopy Night. No, grazie, gli amici. Ma che schifo, grazie, a roba. Allora, che cosa, com'è stato il capodanno a Caditello sul Mare? Che ti è piaciuto? Sei risciuto. Sì, tanto... sì. Ma no, Lello, dai, siamo stati molto appagati. Facciamo fare un brano all'artista. Facci un brano, dai. Sono salito a casa tua e ho incontrato tua madre. Salito a casa tua e ho incontrato tuo padre. Salito a casa tua e ho incontrato tua zia. Sono salito a casa tua, ne ma tu ci sei, ma Lello Musella al Procopy Night. Ultima cosa. Ma tieni una cosa breve. Una cosa breve, veloce. Francesco, siamo in ritardo. È tardi, azio vero. Lello Musella, una cosa a Lello Musella. Il Procopy Night torna fra pochissimo. No, però un momento solo, volevo dirvi solamente che noi dobbiamo ringraziare per il nostro Capodanno, per l'evento di Caditello sul Mare. Uno sponsor, suppongo. Guarda, è uno sponsor, però vogliamo... Voleva rimanere anonimo. Nell'anonimo. Vieni, Sanchici! Anonimo fino a un certo punto. Microfonate, Marco, puoi passare. Che brutta fine che ho fatto, che brutta fine. Mi sei sotto. Sa da ricere. Allora, sono certo che quando è arrivato in piazza a Caditello, anche lì, tutti quanti hanno fatto quello che faremo noi adesso. Potete alzare le mani per cortesia. Visto Giuseppe Saginario, gli hanno chiesto come si faceva ad avere un finanziamento. Tu gli hai spiegato in un secondo? Sì, ma erano pochi ma buoni. Sì? E quindi hanno recepito il messaggio. Perfetto. 208 euro, 20.000 euro, 10 anni busta paga in 3 giorni. E come è andata? Che tutti abbiamo alzato le mani e abbiamo fatto... Tutti! Grazie ragazzi! Amici, il Tiziano Ferro della battuta, il Vasco Rossi della risata, lo zucchero della satira, ladies and gentlemen, il pepitoriale di Peppe Iodice! Allora, rieccoci, devo dire una cosa, veramente ci tengo tanto, che la situazione a noi del Peppy Night ci sta sfuggendo di mano. Beh, un po' sì. Perché... niente, siamo ascoltati da tutto il mondo. Beh, insomma, tutti quelli che decidono i destini del mondo guardano il Peppy Night, caro. Beh, adesso, insomma, caro Frigidello. Lascia fare. Allora, facciamo vedere cosa ho detto la settimana scorsa. Facciamo vedere, ecco qua, delle dichiarazioni. Qua. Dei nomi alle perturbazioni più giocherelloni. Cioè, chiamiamola Fred. Chiamiamolo Juan. Ma non fa lo stesso. Ma una perturbazione, un ciclone, si chiama Maritim. C'è, arriva il ciclone marittimo, ma che cazzo, di uscirmi. Ma, allora, io la settimana scorsa ho detto quello, sì. È arrivato il freddo dalla Russia. Sai come l'hanno chiamato? Come l'hanno chiamato? Nicolo. Sono solo a sentire a me. È incredibile, Nicolo. Su scala mondiale rompiamo non le scatole. Non ti crea quel brivido. Farmo che freddo, ci dico, però cazzo è combinato. Cioè... il momento paura di parlare. Beh, sì, ne cioè, se quando si accorge le dieme bene la fa, e dico, fa mocca. Va bene. Se... a chiamano, fa mocca dalle azzorre, fa mocca azzorre. Boh, te lo rispondevo. Però, come andiamo a fare freddo, voglio andare a prossima, proprio abituare a sto freddo così. Mamma, camminiamo tu quando mi usavi. Eppure questa è una settimana in cui succede di tutto nel mondo, no? Succedono cose... incredibili, gravi, ma l'italiano medio, Paolo Sole Sanremo, ci ha stufato attesa quando arriva Sanremo.
Sì. Che pare che ho fatto più grosso che può capitare. Se ne parla. No, molto. E lo vedono tutti. Chi dice che Anzovera è un ipocrita. È vero. Che so vedono tutti quanti. Pure sì, che stanno in un Morris. Perché? Ah, in un mo- è l'unico anno in cui forse non lo vedrò. Come mai? Per questo motivo qua. Vediamo. Ma che è? Beh, io all'inizio ci volevo credere. Io pensavo che era un nuovo proposto. Ma ci sarà un uomo strano che forse non ci capisce. Sì. Shari, Shetsu, come chiamano quelli là. Cioè sarà uno dei pinguini tattici nucleari. No, sì, no, non è quello il nucleare. Che ha lasciato là dei pinguini, visto il freddo. E si è trovato a Sanremo. E chi se l'ha visto la mano da rin. Invece... Che se proprio paese nell'Ucraina? Sì. Ma che c'è a Sanremo? Beh, insomma, probabilmente. Ma proprio cane e pecora! Probabilmente che c'è a lì! Ma come fa? Chissà, una guerra in corso! Non è che dice una guerra che l'hanno fatta, tutto a posto. Abbiamo vinto, abbiamo perso. Stanno facendo mo, che fa? Durante il bombardamento fa. Un attimo solo. Tenete in mano, un attimo solo. Ui, ma ci collega con chi? Sì. Che cuffi in derecce! Oh, tu schiatto su cannone! No. Come fa? Cioè, sparate zitto zitto! Ma non è quello, è... Ma che c'è a secchi chi? Che c'entra il festival della canzone italiana? Che c'entra? Come fanno cantare chi? Bombono, bomba! No, no, non è che deve cantare! Bello buono! Ma che è? Non c'entra niente! Va bene, è un momento di televisione... Bella e buona si presente Chiara Ferragni, non Angulir. Allora, di Mogol, sempre Mogol. Putin, Zelensky, Costa, Guerra, Ciata, Sfrantumata e Palla. Canta Zelensky, dirige l'orchestra, il maestro prega Dio, cangiare Cettamma, tutto quanto. Magari... c'entra niente, non bisogna, è il festival della canzone, non c'entra nulla. Immagina la picchiarella con come c'è bre. Ho provato a scapuzzare, che fate 5 ore, non si può, è lungo, è lungo. Dopo una certa età, ti addormi, sì. Si scende, si addormi con chi, si scende a bere a chi sta. Dice, ma che se prende Sanremo, già sei che porta a porta, bella bu- Allora c'è il rischio che se gli ascolti sono alti, come è fatta la televisione italiana, sì. Chi si mette tutto fatto? Ah, questo... a Putin, ma a tutto fatto. Che programma di intrattenimento, ma ai migliori anni. Così mentre loro fanno i migliori anni, noi assumiamo i migliori morti. Allora. Però, allora, vista da questa colazione, devo darti ragione. Allora, tra i super ospiti, tutta roba friccicarella. Sì, sì. Io sono felice, io sono troppo felice per Peppino Di Capri. Beh, insomma, il maestro, il nostro siamo Peppino, troppo contenti. Massimo Ranieri. Grande Massimo Ranieri. Poi va Albano, sì. Che io so perché ha deciso di partecipare a Sanremo. Come vai? Vediamo un attimo. Vediamo. Albano mostra la bolletta della luce, 386.000 euro per 6 mesi. Beh, sì, perché lui c'ha una tenuta... 86.000 euro! La tenuta Carrisi. Alba, ma che sangrale ci sei combinato? No, okay. Allora. Ma che fa? Ma io pure a bordo mi scordo, sì. Appicciata la luce, Rucess. Sì. Ma tu ti scudate appicciata proprio all'ummato dei Gigliannoli. Ma ha una casa ma molto... Fa? Ha una casa molto grande. Ma casa con Matiena che canepe, metti da log 3. Ma no, è la verità, ce l'hai tenuti ma Albano io Carrisi. Allora, io ho delle mie fonti, perché sì. Mia sorella lavora all'Enel, è un'infiltrata, è andata a vedere le bollette di tutto, Cellino San Marco, e abbiamo scoperto che lui, 4-5 mesi fa, si fece i comandi vocali. Ah, cioè, okay, okay, mo, okay. Se i comandi vocali te fai tu, che ti sta uccello in merda. Allora. Non sappisci, manca i pisellini con povero sei. Allora, io... ho una voce però, meravigliosa. Però alla dread perché non comandi tu in questa... Va bene, scusami. Allora, comandi vocale se l'ha fatta al bar. Che lucione. Mm-hmm. Arrivo in casa. Quando la luce si appiccerà. Si è pisciata tutta la Puglia. Quando è arrivata la bulletta le scese proprio la lingua in canna. Se lo vado a capire. Devo cantare solo per tutta la massa rei.
Abbiamo fatto nella canaggia. Ha cantato pure felicità. Sì. Quando arriva la bulletta ti fa buco un bietto la felicità. Insomma. Se ci stesse la mina, picciasse l'umino la felicità. Felicità. Vabbè, insomma, abbiamo capito. Però nel mondo esistono anche delle altre cose, no? E voltiamo un momento alle mette pagine. Fai vedere cosa è successo questa settimana, eccolo qua. Caso Cospito, mobilitazione in tutta Italia per l'abolizione del 41 bis. Sì. Allora, prima di tutto partiamo dalle basi. Partiamo. Siccome purtroppo sono contornato da un'ignoranza disarmante. Sì, grazie, pensaci tu. 41 bis cos'è? Regime carcerario nato per tenere isolati i detenuti che hanno compiuto reati particolarmente gravi. I grandi boss di mafia fanno ecco il 41 qua. Bis. Chissà, il 41 bis sta sempre solo. Sì, evidentemente. O nell'ora, nelle due ore d'aria, incontra solo persone che stanno al 41 bis, sì, come lui. La socialità si chiama. Chi l'ha fatta scattare la protesta? Chi l'ha fatta scattare? Questo signore qua. Sì. Lo fai vedere Cospito? Eccolo qui. Ecco qua. Questo signore qua, se lo vedi, e sì, pensi, chissà chi lo che venne graffi in dalle dell'Ande, sì, no? In allora, effetti, ha un viso da bonaccio. Questo qui è stato condannato per terrorismo. No, chi si caga pagina, chi per terrorismo. È un terrorista. Sì. Vediamo cosa ha fatto. Ecco, vediamo. Alfredo Cospito, accusato di strage politica per aver messo due bombe carta a basso potenziale in un cassonetto. Sì. Nessun morto. Oferino, sì. È sovversione, sia. Allora, chi sta intorno? E bombe in ammunizione. È stato accusato per strage. Perché dice cacci un scarafù ha acchiappato pure qualche zoccolo che se ne sì, ha fatto pigliare fuoco la zoccola, ha fatto l'unico che se ne è accorto è stato un vicchiariello che si vega su palazzo e rimbette si è scitato in due suoni, ha detto bello po' ad affonni e sparassi i botti in danutto, ha detto acceso bello po' se lo ha passato un magistrato, ha sentito ci ha acceso, ha detto allora è una strage, ha acchiappato a chiesa. Che il mente se ne si scusava pure con vecchio e ti l'ho fatto apposta, ho solo buttato una bomba carta e se te si strunzo tutta la carta oggi si stava l'umido ci hanno arrestato, allora, è stato un equivoco evidentemente, ovviamente sì, io ci scherzo su perché per stare in carcere questo signore probabilmente avrà fatto pure qualche altra cosa. Penso. Solo ti vomitiamo, cioè poco esagerato, ci potevano fare però un po' garbavano un po', però invece ma così pensi sta pure qualcuno che bomba è stata pure a qualcosa da parte, allora, andiamo avanti. Però avrà fatto altro, quindi è giusto che stai in carcere vogliamo precisare, però il fine del carcere non lo dimentichiamo mai, fine del carcere caga sotto appena un microfono si può succedere, tanti telefonini, le frequenze si spostano, succede solo a noi, però. Allora, no, lascia fare il fine del carcere allora dovrebbe essere il fine del carcere, oltre alla punizione, il recupero dell'individuo. Beh, certo. Se a Kiss sto guardando un bis, no? Io mi metto ogni giorno fa incontro solo i boss della mafia. Capri clan da Camorra. O killer andrangato. Come recuperarmi più a chi se ne dell'altro? Mi sembra più che giusto, è un ragionamento valido. Ma noi così lo stiamo mandando proprio a corso di formazione della gente di merda. Scusami. A questo... Ma non è così... Perdonami. Che... A questo lo stiamo mandando al CEPU della Lutam. Infatti nell'oratario sfuttevo. Sembra che lo poco là, personalità. Quando si presentano in carcere, io ci ho saputo, snoccio mai il curriculum. Sì. Piacere, sono Gennaro detto il merdo e ho mio attivo 18 stragi. 16 attentati, 246 estorsioni e mi fermo qui perché mi piace Mattia. Tu invece che hai fatto di bello? Arrivavo Cospito, bello e buono, che graff mal, che comunque... Io veramente ho messo così due, parla? A così parla. Ho messo due bombe carte in Damunez, a Josh Danuic. Chi lo superava? Tu pare proprio tu pesci, cioè... Nel senso... Anzi, buone però! Ho fanno papà scuzzetto, bubù! E io mi ho fatto cadere le graffe! Allora, alla fine...
Oh, senti così, capì? Oh. Non lo incentivate, no. Che è peggio! Ma alla fine questo ha chiesto, questo qui ha chiesto di eliminare il 41 bis, non perché vuole uscire e fa una vita non mo. Che già faccio a San Cusco, sto già di mettere tutto fianco. Sta cagando sotto, ci metto proprio a uno. Comunque nel frattempo a sì. Napoli arriva una bellissima notizia. Vediamo. Finalmente restaurato l'arco della Galleria Vittoria. Oh. Lavori di restauro sono durati 8 anni. Era ora. Era pure ora. Quando di vero facevano nato tunnel Rocap. Ma che hanno fatto? Hanno messo i merletti. Effetti. Che l'hanno cosuto, non l'hanno fatto. Andate un po' lungo. E che ti sono detto proprio il signore che l'hanno venuto a cosere. Walton per restaurare un arco. Ha pure un signore che è arrivato a tua mamma e l'arco. Ma che ci vuole? 8 anni traffico in tilt, tu sì. Doveva arrivare, ci voleva una galleria, era fatto tutto il giro per Santa Lucia, per si imballava tutte cose, a casa non tornava più, perciò si dice che è difficile uscire dal tunnel. Gente chiamava a casa avvilito, cioè dice adesso io non ce la faccio più, ho fatto di tutto per evitarlo, ma alla fine sono ricaduto nel tunnel. Ci hai preso la droga, no, ci pigliate via caraccio, no, no, oh, mi scordo sempre. Amore, ma c'è io, ci chiamò. Io una volta chiamava mia moglie, c'è d'amore, dai un bacio alle bimbe. Dice il papà è morto in due traffico. Esagerazione. Quando hanno riaperto il tunnel, poi l'hanno riaperto, sì. Hanno chiuso pure la trasmissione Chi l'ha visto. Perché la gente è scomparsa e tu quando lo la dite, vabbè. Ci hanno trovato, è fnù. L'architetto che ha diretto il restauro ha dichiarato. Fai vedere che ha dichiarato. Vediamo la dichiarazione dell'architetto. Ma pure si può fare niente. Vabbè, il tempo materiale di caricare. Arriva, no, faccio una tenere proprio. Dai, non ce l'abbia. Forse hai chiesto una slide sono che non c'è. Perché sono stronzi. Mi confermano che non c'è. È stata una, mi hanno detto, che è stata una catena di montaggio. Allora, quindi si è... Posso fare una piccola parentesi sul magico mondo degli architetti? Beh, oddio, non credo che interessi più di tanto, non... È un problema mio, ho fatto all'altro. No, vabbè, allora, questa è una cosa privata, trasmissione a me, e dico quello che voglio. Vabbè, okay? se credi. Se io sto facendo una ristrutturazione al mio appartamento. Vabbè, chi ce ne frega a noi? Allora, a me me ne frega. Allora, e io vengo da morto, tu non puoi dire che vivo. No, però dico, okay. Sono questioni private, non interessa. Allora, se io dalla mia conoscenza del mondo dell'architettura dovessi definire gli architetti, sì. Io li definirei, diciamo per come l'ho conosciuto io, personaggi subito lì. Personaggi che tu ti assaccotti perché ti fanno in chiacchiere nell'architetto. Allora, Daniele, non mi abbandonare. Allora, per farti un paragone con il mondo animale, sì. Somiglio nell'architetto, somiglio un castoro. Castoro. Castoro è anche architetto che fa le dighe, quindi l'architetto è tipo il castoro, solo che il castoro si mangia nei tronchi, che ne sta mangiando il tesoro? Vabbè, l'architetto è una parcella. L'architetto non è il fabbricatore. Il fabbricatore è un uomo semplice. Gli uomini semplici sono i fabbricatori. Ti ricordi la canzone? Non ma con fabbricatore tu puoi fidare. Con fabbricatore è uno che l'uno cascasse in mondo. Sta di mangiare la marenna con la puppetta e fiaria. Vabbè, questo è l'appuntamento. Sta da vivere la perone. Come fa che la tradì? La perona a mano, coppo tra battello. Sì, è un'immagine molto caratteristica. Ma andiamo avanti. La casa va a casa. Chi lo svolta a casa va a casa. Perdiamo tempo. L'architetto invece se ne fotte. L'architetto. Che tu casa mia? Siamo parlando di 5 minuti. Ma non credo. L'ha progettata uno scienziato di San Giorgio a Cremano. Sì. Ma no, scusate, non interessa, no, non credo. Ti cazzo tu. Allora, questo architetto c'era solo case bianche. Sì. Dice, te lo dimmi fare una forriata rossa. A borro. Faccio solo il così anche. O sai la casa Biden che ce l'ha fatta? La casa bianca. Infatti, quando mi ha fatto il primo indivio, io ci ho fatto la faccia anche. Sì, per quello per, sì, per la richiesta. E a un certo punto, ha scoperto, parla dei disegni in mano. E io non sapevo che era un disegno, era fa pure a casa. Cioè, non si sapeva che un sull'aereo si era mandato. Se non per il monumento, se per un mese, mi trovava la sfabbricatura tutto quanto in cuore. Cioè, amore, guarda qua, come sei bianca bianca. Qui ha fatto l'architetto, questo. Sì, però lascerei perdere. Essere giù. Niente. Mi dispiace molto. Adesso... Lui non poteva seguire il lavoro, che non poteva avere a che fare con il fabbricatore. No, perché il fabbricatore parlava volgare. Mi chiamate l'architetto. Io tengo il tuo architetto Cariciola a casa mia.
Allora, se io dovessi prendere esempio da quell'architetto, vorrei dire all'ordine di... Esiste un ordine architetto? Ma certo che sì. Chissà architetto che ha ordine. Qua c'è la tua ordine. Telecamera. C'è un grande disordine nel vostro ordine. Sì. Architetto come chi stanno facendo fa solo figure e merda. Va bene? Parlate, chiamate in privato, vi dico il nome e cognome. E signore, se potete restituire tutti i soldi che ho refuso. Va bene, grazie. Vabbè. A proposito... Scusa parentesi, possiamo andare avanti? Allora, a proposito di questo, quelli della Galleria Vittoria hanno fatto una cosa simile. Una cosa simile perché hanno intervistato l'architetto che ha fatto il lavoro a Galleria Vittoria. Sì. Quello che ha iniziato i lavori. Scusate, l'avete trovato l'architetto che deve portare a termine i lavori? E sarei tu da... Sì, l'hanno trovato. Come mai è passato tutto questo tempo? Qua ci dice chi l'ha fatto un assunzotto? È venuto la macchina? Si è trovato pure il bloccato in una galleria insieme a cazzo lo fasci! E così è andata! Grazie al editoriale di Peppe! Io dice! E cosa fa? Posso dire una cosa al termine di questo peppitoriale? Volevo ricordare un amico, una persona con la quale io ho avuto modo di essere in scena, l'onore di essere in scena con lui anni fa, mi ha dato dei consigli che non dimenticherò mai, amico anche di Francesco ma di tutti, sì. Un grandissimo attore che se n'è andato qualche giorno fa, il grande Sergio Solli! Rende carta wow così wow. Ma che domande a scemità che mi fai? Sono io ad essere wow, la qualità wow wow wow. Stai zitto, sono io che mi posso toccare veramente. Io sono il prezzo, io sono wow. Mi fai molto ridere, lo sai. Wow wow wow. È wow! Ma che è sta volgarità? Cioè, forse non è. Ragazzi, wow, basta! Wow. Carta wow mette tutti d'accordo. Wow! Che è? Ma non dici più wow wow wow. Carta wow, il buono con poco. Pupatella, la mozzarella. L'amore per il buono, l'arte dei nostri casari. Pupatella, la mozzarella, quella gustosa e genuina del caseificio Cammisa. E poi formaggi, latticini, salumi, conserve, dolci, vini e altre selezionate bontà. Pupatella, a Cardito in Corso Italia, angolo via Milano. E in viale Primo Maggio. La mozzarella. Ogni giorno la tua casa potrebbe essere esposta allo sporco senza che tu te ne accorga. Per questo Alba protegge te e la tua famiglia. Eliminando germi e batteri, Alba ti aiuta a pulire tutti i tipi di pavimenti, donando fragranze esclusive, regalandoti magiche atmosfere. Alba, una protezione completa per un pulito più sicuro. Sorridi di gusto. Se hai passione per la qualità, scegli Pollo il Ruspante. 100% italiano, a chilometro zero e da filiera integrata. Fidati di chi ci mette il cuore. Noi ci mettiamo il cuore. Il Ruspante, il pollo sano 100% italiano. Ti aspettavamo e per te abbiamo comprato la culla e i primi giochi. Poi sei arrivata e ci hai cambiato la vita e Sagifin ci ha aiutato a realizzare i nostri progetti.
puoi avere subito 25.000 euro con rata di 267 euro per 120 mesi. I soldi servono solo per realizzare i nostri sogni. Ti occorre un camion? Necessiti di un veicolo da lavoro? Affidati a D'Ausilio Camion, leader nella vendita di camion dal 1970. Bassa scelta in pronta consegna di veicoli leggeri, medi e pesanti. In via Santa Maria Cubito 14, Giuliano in Campania. D'Ausilio Camion, sinonimo di serietà, qualità e professionalità. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amara, più dolce son chi. Ma piccia la bocca, ma fai consolà, ma mi è tu genio cantà. Azza! È pure saporito. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E così anche noi ci siamo trasformati. Oggi siamo Well Officine, un nuovo nome per dedicarci completamente agli automobilisti. Dagli pneumatici all'officina meccanica, dalle revisioni agli impianti GPL. Well Officine è sempre di più al servizio di chi guida. Ti aspettiamo nelle nostre quattro sedi, ad Arzano, Casandrino, Interporto di Nola e a Napoli, zona Fuorigrotta. Welloficine.it. Sogni una cameretta su misura? Perché sognarla? Noi siamo in grado di proporti una cameretta veramente su misura. E puoi vederla finita in ogni dettaglio prima di comprarla. Wow! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credi? Vieni a trovarci. Scoprirai tante offerte veramente speciali. Non ci credo! Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori. Stem, vendita di ricambi usati di tutte le marche, sempre in ottime condizioni, con i prezzi più bassi, anche online. Ecosystem ritira a domicilio, demolisce e cancella al PRA qualsiasi veicolo con la formula zero spese, zero pensieri. E in omaggio per te, un buono carburante da 100 euro. Ecosystem, in via Galileo Ferrari a Casavatore, sul web ecosystemsrl.it. Noi ti ringraziamo molto di aver accettato questo invito, anche se probabilmente te ne pentirai. No, non credo, del maestro. Non mi fate tra bocca. Ma lo senti l'affetto nostro e di questa città? Ma è un onore! È l'affetto grande, certo. E la stima per un grande artista. Grazie. Allora, maestro, dimmi. Io adesso però sembra una trasmissione leggera. Invece è una trasmissione di intrattenimento, cioè comunque di approfondimento, volevi dire? Non so, ci manchi. No, vabbè, io cerco allora, di dare una mano. Allora, un'intervista, se ti puoi accomodare qui. Lui è un mio subalterno. Sì, comunque. Molto piacere, io sono uno schiavo di Peppe. Sì, Iodice, è inutile, sì. Che lo conosci. Volevo stringere la mano. Senso. No, che c'è? Dai, questo onore, che è un attore che seguo da tanti anni. Allora, maestro, mi è chiesto. Allora, questo è un'intervista fotografica che ho inventato io, un format. Ma insomma, l'ho inventata a Bonolis, però vabbè. Che ho inventato io, e attraverso delle fotografie racconteremo Michele Placido a pubblico. Questo sta scritto, quindi non so più. No, allora, o di qua o anche di fronte, se allora, credi così, ma sì, sta pure di là, che abbiamo due televisioni. Io guardo Annanzi. Yeah. Allora, la Puglia, tu, sì. Ma cos'è per te la Puglia? Tu ti senti un uomo del sud, cioè fino in fondo? Borbone, mi sento. Ti sento il Borbone. Allora vi dico un segreto, ma questa non è né un'invenzione né una cosa. Una mia bisavola era la sorella di Carmine Crocco Donatelli, generale dell'armata, che è stato l'ultimo grande ribelle, brigante del sud, che poi è stato arrestato, naturalmente i piemontesi lo volevano fucilare, eccetera. Per cui c'è una storia nostra del sud, di quello di fatti spiacevoli, che la storia ufficiale non racconta, che quando sono arrivato qua i piemontesi si sono portati tutte cose.
train, ma magari è un intervento politico col mio, no, ma però se bisogna dire che Napoli era quando era la capitale d'Europa. No, hai capito? Ecco, vabbè. Noi usciamo, però ogni botta che lo diciamo pare che a Sambri ce ne nassero un sacco. Quindi non ce lo fanno dire più. Io te l'ho chiesto perché è venuto un altro ospite l'anno scorso di Catania e lui diceva che non si sentiva un uomo del sud. Io sono un italiano, però diceva, ma comunque sei di sud, non me lo futto. Non ti posso dire che era Mughini, però era... no, scusami, però... perché ho i rendi laschi e mi viene... Sì. Ma tu hai ancora... Di dove sei precisamente tu? La provincia di Foggia? Ascoli Satriano, provincia di Foggia. Ma c'è ancora... Tu torni là? Come no? Io faccio un po' di grano, un po' di olio, un po' di uva. Come no? Cosa ma c'hai parenti, c'hai amici là ancora? Amici, abbiamo la casa, l'apriamo d'estate. Il castello ducale del mio paese era del Conte Marulli di Napoli. Per cui veramente c'è mia nonna che teneva un ristorante andava a servire al castello negli anni, stiamo parlando 40 eccetera, e dove, per cui io sono nato con la cucina napoletana, io sono un buon attore, ma sono soprattutto un bravissimo chef di cucina napoletana. E che sai cucina? Fammi un esempio. La genovese proprio è quello che ho imparato La specialità è genovese. Sì, sì, ma addirittura mia nonna faceva le sfogliatelle, i cannoli. Come no? Con la ricotta fresca che veniva da Avellino. Ma io ho tutta una storia di famiglia veramente. E per me, quando vengo a Napoli ogni volta a fare. Io l'anno scorso ho girato Caravaggio qua. Lo so. Grazie alla città di Napoli. Lo so, ce l'ho nella terza parte. Ah, me l'avresti fatta la domanda. Ne stava parlando. Va bene, non anticipiamo. Siamo persone corrette e non diciamo bugie. No, non anticipiamo. Sì, ma... Terza pagina, il maestro... di quattro pagine, però lo stavo terziando, capisci? Sì. Allora, è una curiosità mia, quando arriva ad Ascoli Satriano Michele Placido, uno degli attori italiani che ha fatto la storia del cinema italiano, del teatro, e, diciamo i parenti, gli amici, ti chiedono pure una cosa di soldi, cioè nel senso... Ma non credo. Arrivano mica, senti, comunque le cose non stanno andando bene. Insomma, qualcosa ancora di più. Le prime volte che facevo i film con Ornella Mute, con la... anche Cornella soprattutto, ogni volta che arrivavo al paese, ma com'è Ornella, che ci fai in tua camerina, che ci fai là, che ci fai qua? Tu non hai fatto niente con Ornella? No, che lei è venuta qua, qualcosa ci ha detto? Sì, ma mi ha dato una pizza. A lei, a te? Lei a me, perché, ma io l'ho raccontato anche altre volte, avevo girato una scena del film di Romanzo Popolare, e a un certo momento... questa scena che era è una scena nel momento in cui lei insomma litighiamo, poi io vado a finire su di lei, si apre un po' il reggiseno, sbottano queste due bocce, dentro davanti, ero giovanissimo, e stavamo nella stessa camera del residence. Allora arriviamo al residence a Milano, eccetera, vediamo l'ascensore assieme. E naturalmente lei faceva tutta la cosa, io facevo così, e si faceva così, a un certo punto io ti voglio sposare, e gli ho dato un bacio, in bocca, non l'ho usato, casto, diciamo, ma è arrivata la figura, si metteva la puntella, si metteva la puntella, ma parla pugnava. Michele poi ma ci stavamo per fidanzare, dico la verità, eravamo impegnati tutti e due, però è stato un amore a prima vista che non poteva essere. Bella sta cosa di... Non lo sapevo, la verità non l'abbiamo parlato con Ornella Muti, era una trappola. Sì. Perché così facciamo noi per sapere le cose dagli ospiti. Io vorrei sapere... Abbiamo le capacità per chiederlo. No, ma io l'ho già raccontato. Cerchiamo di estorcere. Mandiamo la prossima immagine. È meglio, va.
Questa è la piovra. Ma che esperienza è stata questa? Perché io sono molto, insomma, che sappiamo tutto perché è stato successo di tanti anni fa. Io però sono curioso di sapere da te, siccome molti attori di cinema, importanti come te, poi diventano snob con la televisione, io voglio capire tu che rapporto hai con questo grandioso successo e con tutto quello che c'è stato dopo. Cioè, che cos'è la televisione per te? Mettendo in chiaro che questa ma non lo racconto televisione. Subito perché sai, io ho un po' vissuto. Dunque, la domenica in cui fu messa in onda la prima volta la serie, io recitavo a teatro, avevo fatto già delle esperienze cinematografiche. E vabbè, a teatro, eccetera. Il giorno dopo era lunedì, ci trasferiamo per il riposo a Roma. Arriviamo dal benzinaio e per fare benzina con altri tre amici miei attori. Esco fuori io dalla macchina, tutto così, eccetera. E il benzinaio che stava mettendo la benzina, quando un barone locale, gli scappa la pomba, la benzina per terra. Veramente anche con una certa pericolosità. Ma come si arricatta? Popolarità forte, no? Immediata. Sì, Cioè, io prima nessuno mi fermava per strada, dico la verità. Avevo fatto qualche film importante anche, però la televisione è stato quello che mi ha dato la popolarità. La grande popolarità. Quindi e approfitto per ringraziare ancora il pubblico che si ricorda della Viola. Se lo ricordano tutti, ce lo ricordiamo tutti. Ma quanti milioni di telespettatori faceva la Viola? Che adesso ce lo sogniamo. Beh, ha fatto il record assoluto, ancora detiene il record 16 milioni e 800 mila. Domani Sanremo firmerebbe immediatamente, 16 milioni si rivoluzionerebbe tutto, è chiaro, era bello. Però a proposito di fiction, mi mandi la prossima foto? Il commissario Rex, allora, dici chi ci azzecchi? Perché in effetti... Perché questo è un cane attore. Quanti attori cani ci sono nello spettacolo italiano, caro Michele Placido? Va bene, ma tu vedi, tu approfitti perché tu hai talento e te lo dico, se no non te lo direi. Se la Madonna te lo rende. Però mi sta dicendo una cosa, Michele Placido. Tu hai talento, per cui sai bene come poi in televisione c'è di più e di tutto, purtroppo la cosa. Ricordo la battuta di un regista molto importante, Silverio Blasi, che faceva tante di quelle serie televisive ai tempi, che all'ora di pausa, appena finita la pausa, diceva, chiamate gli attori, gli dicevano, dottore, bisogna chiamare gli attori perché dobbiamo girare. Va bene, sciogliete i cani! Ce ne sono alcuni che immagino Michele Placido, un attore grande come me, vede la TV e io vorrei stasera sera vicino a te sul divano che Piero è così a vedere questi e tu che mummuli dici mamma mia, ma chi se perché non sembrava a fare l'architetto. Scusami, il problema mio, perdonami, è un'altra cosa, dei rapporti complessi. Ma io non pensalto, sai. Nel senso, il pubblico, che poi alla fine il pubblico ti riconosce, come tu vedi, l'accoglienza che ho avuto è merito tuo. Tu ti sei inventato una trasmissione che dovrebbe figurare sui canali nazionali, ma te lo dico col cuore. Cielo. Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno. Amo, amo.
padiglia piano, una finestra tra le persiane, un po' di blu. Mi sveglio e già mi batte in testa. Amo, io amo. Tu, solamente tu. Chi siete, bellissimo, grazie, troppo gentili, comodi, comodi. Troppo forte. Una standing ovation per Fausto Leali. Grazie, grazie, Napoli, gentili. Ti ama. Cioè, abbiamo preso bellissima questa stasera. È la seggia dei barbieri. Cioè, abbiamo preso la poltrona del barbiere per metterlo a proprio agio. Bah. Vabbè. Che ne fa? Allora, vuoi qualcuno che te la mantiene? Allora. Sarebbe il caso. Oh, tu sei senza fa niente. Se che no. Mi devo mettere dietro, vabbè, volentieri. Allora, Federico, essere... questa è un'intervista come fa la Toffanè. È proprio uguale comunque. Insomma. A me così mi chiamano, Peppo Toffanè. Ma quanto allora, non dicimi più niente. Allora, niente, sulle novità, sulle approfondimento. Ti preghiamo di dire tutta la verità, niente atto della verità. Pure cocco palla, non c'è fuori. Cioè tu non te ne fai accorgere, se sono palle non te ne fai accorgere. Certo, certo. Allora, a me la cosa che mi ha intrigato questo tuo grande successo parte comunque dal fatato mondo del taglio. Vuoi provare questa esperienza anche tu? No, nel senso che tu sei partito comunque che facevi... cioè hai sempre fatto il parrucchiere normale, no? Il parrucchiere è un lavoro come l'altro. Però c'è il mio... c'è il mio barbiero che comunque sta là da 30 anni per aprire un'altra vetrina si stava accapputtando, capisci? Ma non è riuscito a fare niente, lui cerca pure di fare i video. Cioè,
Però come è successo che dal... Tu sei di Latina? Di Anzio. Ma eri scudone! Scusa, vuoi sapere la verità? Di Anzio, se no ti direi di Latina. Sono di Anzio. Vabbè, abbiamo cagnato cose. Perché avevamo scelto di Latina. La scaletta sulla allora, Latina. Da Anzio, com'è successo poi che Real Time, no? È cominciato tutto da Real Time. Come è scattata questa... tu eri già predisposto per questo mondo della comunicazione. Rispondi tu che io posso ascoltare io. No, io allora, ho tre righe. Poi non... Allora, è iniziato tutto quanto sicuramente dal web, perché il web mi ha dato una grande popolarità, in quanto comunque facevo i capelli a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, fino a che un giorno ho deciso anch'io di diventare un personaggio e sono andato da Real Time e ho proposto di fare... Tu hai proposto a loro, sì. Cioè, quindi è una cosa che è partita da te. Quindi avevi questa voglia forte. Sì, avevo questa voglia, ho proposto di fare questo programma ispirato al mondo del parrucchiere, poi lì era tutto molto spontaneo, con le signore abbastanza colorite, certo. Così si sono divertite, e quindi da lì un grande successo e... Certo. Federico, ma la verità, come da quando poi sei diventato popolare, come è cambiato il mondo del listino dei taggi? Cioè, la verità è la cosa che mi incuriosisce, diciamo la verità. Allora, prima, per esempio, se tu facevi un taggio ad una certa cifra, quanto è aumentato nel corso allora, della popolarità? Allora, nel senso che questa popolarità è andata un po' in gula, diciamo, alle allora... signore... Perdonami. Ma che domanda è? Scusami, perché immagino quelli che erano clienti già da prima. Sì. Ma chi se ne Real Time? Che se ne fotta, signor? Ma non è così. Allora, ti spiego. Prima avevo un salone ad Anzio e giustamente il salone di Anzio ha i stessi prezzi di sempre. Avendo dei saloni a Milano, in Corso Como, giustamente l'affitto è diverso dal salone di Anzio e quindi il costo per 100 anni, fratello. Chiama Mazzata a Corso Como. Cioè, i soldi che guadagna a Corso Como, levale alle signore di Anzio. Vabbè, ma lì è tutto rapportato, però, giustamente. Ma tu non vai mai a Anzio? Certo, oggi stavo ad Anzio, pensa. Quando ti vedono, i signori. Ma non è per Federico. Ma... Okay. Allora, chiedo per fattori personali. Tu fai pure battesimi? Perché abbiamo la comunione di mia figlia. No, per cose nostre. Quanto parliamo dopo? Ma ti sembra questo momento... mai capitato andare ai battesimi e comunioni, però ci attrezziamo. A Napoli si fa molto questo, cioè nel senso... Sì, proprio inaugurazioni, parrucchieri, centri estetici, centri commerciali, però... No, ma proprio a tagliare i capelli. Cioè ah, senso... tagliare i capelli, che ne so io, mi dici così, pensavo... Vabbè, stiamo perdendo tutto questo tempo per andare... Scusa, perché volevo fare una premessa per andare... A Verissimo già hai detto tutto. Cambu dice proprio niente. E che te devo dire? Allora, tu dimmi, basta allora, che mi chiedi, io persone, ti rispondo. Allora, siccome siamo persone provinciali, penso che ci hai visto, no? Guarda il cameraman, a Verissimo è vestito così. O meglio è vestito a Verissimo. Perché te ne hanno pure più soldi, hai capito, Rossà? O canale 22. Fino al mondo, che cavolo c'era la trasmissione a sportivo 3 l'ora, ne dallo. Vabbè. Allora, mostra a macene, visto? Procediamo. Mandami la grafica. Giro di una dopo. Allora, no, nel senso che tu sei andato a Verissimo dalla Toffanin a dire questa cosa. Come te è bello, cioè bello e buono. Nel senso che hai sentito un'esigenza? Vabbè, sicuramente in questa fase della mia vita era giusto dirlo, perché non so se avete seguito Verissimo bene, dalla mia separazione con la mia ex compagna sono uscite tante cose, quindi comunque questa era una cosa che sapevamo giustamente io e lei, e alla fine era giusto anche replicare con tutto il pubblico che non capiva cosa stava succedendo, quindi mi sono sentito in dovere di dover non prendere in giro l'Italia, ma anche se io poi realmente non ho mai preso in giro nessuno, io se non l'avevo detto prima ho semplicemente voluto preservare mia figlia. Era una cosa che io ho capito nel tempo, non prima di mettere al mondo mia figlia. L'abbiamo fatta insieme, io e la mia ex compagna, eravamo innamorati, poi è finito l'amore, ognuno di noi fa le proprie esperienze, dalla vita ho capito questo e quindi ho parlato in primis con lei in maniera rispettosa. E per 3 anni lei è rimasta con me, e anche se lei era condiscendente al fatto, però poi... per vie traverse, terze persone hanno detto tante cose
E quindi ho detto, prima che lo dicono gli altri, mi sembrava giusto, visto che mia figlia ha 6 anni, prima che lo leggesse detto dagli altri, ho preferito dirlo io in maniera chiara, anche perché non c'è nulla da nasconderci, la vita è fatta anche di questo, e amare non significa amare... Ma io ti sto ascoltando. E c'è anche mia figlia qui, la voglio, gli voglio mandare un bacio. Non vogliamo... No, nel senso che te lo chiedevo, perché hai sentito, perché parlava qualcuno, perché non so ci sono fatto. Allora, parlava qualcuno che diceva... Parlava qualcuno vicino a lei, giustamente. Lei non voleva parlare, voleva mantenere l'immagine della brava, tra virgolette, anche se poi, come già ti ho detto, lei era condiscendente al fatto. Io comunque per lei provo una stima e un bene immenso, perché comunque è sempre la mamma di mia figlia, nessuno toglierà mai quel ruolo. Però io sono dell'idea che quando tu sai una cosa e ti sta bene, poi non puoi dall'oggi al domani non starti più bene per motivi che non mi sembra doveroso dire, ma la gente non è scema e non è stupida. No, certo. E quindi se lei è rimasta... Ma la gente che se ne fotte. Ma infatti, guarda, ti posso dire, io sono qui, è giusto replicare qualunque domanda tu mi vuoi fare, io non ho nessun problema, però non mi va di parlare di persone che non ci sono, perché comunque siamo qui per divertirci e per parlare di cose... Tu l'hai detto da quella signora, io non voglio spiegare. Io sono un ragazzo semplice, a me me ne fotte proprio, tu puoi fare... fallo pure tu, mo, domani, no? No, io... Allora, tu hai fatto quello che vuoi tu, ma Moretti, io non ti sto dicendo niente, ma non è che mi hai andato a dire questa mucchia, ma che te frega? Allora, a me a sensazione posso sbagliare, a me pare sempre mi piace questo fatto qua, però potrebbe anche essere, io non l'ho escluso. Hai provato mai? Allora, fatte cazzo tu, allora, io Peppe! Dai, Peppe! Ma che stiamo andando a dare la con mugliere? Ma che modo è di trattare? Allora, tu hai fatto due, perché... Qual è tua moglie? Qual è? Dove sta? Allora, dov'è? Cara, non gli chiede 10.000 euro pure tu al mese, mi raccomando, però, Ah, te l'hai chiesto 10.000 euro al mese? Segrete Ilari Blasi? Tu questo fatto il risotto? Ancora no. Cioè, con 10.000 euro tu hai bello e buono. Io non sono infatti di qua. Infatti io volevo che tu mi invitassi tutte le settimane, almeno posso... No, Fede, sono finito proprio di sotto. Lo stavamo dicendo prima, anzi, si stai guardando... Cosa rende Carta Wow così wow? Ma che domande a scemità che mi fai? Sono io ad essere wow, la qualità, wow. Stai zitto, sono io che mi posso autocollinare veramente. Io sono il prezzo, io sono wow. Mi fai molto ridere, lo sai, wow. È wow! Ma che è sta volgarità? Cioè, forse non è... Ragazzi, basta! Wow. Carta Wow mette tutti d'accordo. Wow! Che è? Ma non dici più wow. Carta Wow, il buono con poco. La mozzarella. L'amore per il buono, l'arte dei nostri casari. Pupatella, la mozzarella, quella gustosa Pupatella, e genuina del caseificio Cammisa. E poi formaggi, latticini, salumi, conserve, dolci, vini e altre selezionate bontà. Pupatella, a Cardito in Corso Pupatella, Italia, angolo via Milano, e in viale Primo Maggio. La mozzarella. Ogni giorno la tua casa potrebbe essere esposta allo sporco senza che tu te ne accorga. Per questo Alba protegge te e la tua famiglia. Eliminando germi e batteri, Alba ti aiuta a pulire tutti i tipi di pavimenti, donando fragranze esclusive, regalandoti magiche atmosfere. Alba, una protezione completa per un pulito più sicuro. Sorridi di gusto. Se hai passione per la qualità,
scegli Pollo il Ruspante. 100% italiano, a chilometro zero e da filiera integrata. Fidati di chi ci mette il cuore. Noi ci mettiamo il cuore. Il Ruspante, il pollo sano 100% italiano. Ti aspettavamo e per te abbiamo comprato la culla e i primi giochi. Poi sei arrivata e ci hai cambiato la vita e Sagifin ci ha aiutato a realizzare i nostri progetti. Puoi avere subito 25.000 euro con rata di 267 euro per 120 mesi. I soldi servono solo per realizzare i nostri sogni. Ti occorre un camion? Necessiti di un veicolo da lavoro? Affidati a D'Ausilio Camion, leader nella vendita di camion dal 1970. Bassa scelta in pronta consegna di veicoli leggeri, medi e pesanti. In via Santa Maria Cubito 14, Giuliano in Campania. D'Ausilio Camion, sinonimo di serietà, qualità e professionalità. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amare, più dolce sono chi. Ma piccia la bocca, ma fai consumà, ma mi metto genio e cantà. Azza! È pure saporito. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E così anche noi ci siamo trasformati. Oggi siamo Well Officine, un nuovo nome per dedicarci completamente agli automobilisti. Dagli pneumatici all'officina meccanica, dalle revisioni agli impianti GPL. Well Officine è sempre di più al servizio di chi guida. Ti aspettiamo nelle nostre quattro sedi, ad Arzano, Casandrino, Interporto di Nola e a Napoli, zona Fuorigrotta. Welloficine.it. Sogni una cameretta su misura? Perché sognarla? Noi siamo in grado di proporti una cameretta veramente su misura. E puoi vederla finita in ogni dettaglio prima di comprarla. Wow! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credi? Vieni a trovarci! Scoprirai tante offerte veramente speciali. Non ci credo! Mondo Camerette, quello che vuoi tu! Ragazzi felici, genitori! Stem, vendita di ricambi usati di tutte le marche, sempre in ottime condizioni, con i prezzi più bassi, anche online. Ecosystem ritira a domicilio, demolisce e cancella al PRA qualsiasi veicolo con la formula zero spese, zero pensieri. E in omaggio per te, un buono carburante da 100 euro. Ecosystem, in via Galileo Ferrari a Casavatore, sul web ecosystemsrl.it. Ma c'era un episodio che io ho sentito da, che quando l'hai raccontato da Red Ronnie, l'ho visto in una clip, del fatto della macchina. A me mi ha colpito proprio assai che tu comprassi la macchina, papà non la usava. No, perché io quando ho fatto il mio primo contratto importante, la prima cosa che volevo comprare, siccome mia madre non aveva mai avuto una casa per sé, o meglio, faceva i sacrifici, si accungiava una casa e poi arrivava mio fratello. Mamma mi ha già sposato e mamma ci rivecchiava, no, ci rivecchiava la casa e tornava a vivere dalla nonna, cioè con mio padre. Quindi quando io poi insomma ho cominciato a guadagnare i primi soldi, la mia casa discografica mi regalarono una bella macchina, non facemmo pubblicità. Allora io dissi a mio padre, cioè, papà guarda, mo tu stai in una macchina tutta scassata, perché mio padre ha sempre lavorato. Cioè, mo un po' di soldi ce li ho, te li do, ti compro una bella macchina, a così insomma. Lui mi guardò e mi dice, Gino, a papà ricordati che sono un ghiaccio che ho fatto a te, non tu che hai fatto a me. Dice, però sai che succede? Che mo se la gente mi vede camminare in una bella macchina e vede te che cammini in una macchina scassata, dice, guarda che lo figlio, guarda, che ingrato, che non ha pensato padre, ma come fa già a scrivere vicino alla macchina mia, cioè, voleva accattare pure a papà, ma papà non l'ha voluto, quindi è stata, e chi non l'ha voluto è bellissimo, è stata molto dura, però alla fine c'è, vabbè, accattami una macchina usata, vabbè, ho accattato la macchina usata, ma usata è rimasta, non l'ha mai usata, mo ci vuole.
non l'ha mai usata la macchina. Poi mio padre finì, insomma, queste sono le cose che io ho ricevuto. E tu quello che ricevi, quello dai. Ci sta poco a fare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi mandate la prossima slide. Gigi ieri, Gigi oggi, come sei cambiato? Anche artisticamente, hai fatto cose che, insomma, di cui ti sei pentito, non avresti voluto fare. No. Guarda, io tengo una canzone che si chiama Si tornasse a nascere, dove racconto tante cose belle dentro quella canzone, perché ognuno di noi dovrebbe avere una vita per fare le prove. Allora io, Sacci, per esempio, che tu te non ti ha già salutato, per esempio, si nascesse una da volta e avesse piacere di conoscere, la prima cosa me lo fuiesse. Perché se no tu comunque trovo... esatto, hai capito? No, sono quindi... d'accordo con te. Sei d'accordo? Tu appena mi salutassi, ci siamo l'ha già fatti. Cioè quindi, uno non deve mai pensare, nella vita si può migliorare. Diceva Lucio Dalla che solo gli stupidi rimangono delle stesse opinioni. Quindi si cresce, e quando tu cresci, quindi allarghi la mente, conosci altre persone, ognuno ti insegna qualcosa, ogni giorno ti insegna qualche cosa. Io non è che sono cambiato, sono cresciuto. E quando ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni, avevo una visione della vita a 23 anni, a 24 anni. Prima di cantare, non so se lo sai, ma ho scritto canzoni a tutti i cantanti, i famosi cosiddetti neomelodici, che per me sono cantanti napoletani, certo. Non sono neomelodici, per me se esistono i cantanti napoletani e basta. Certo. Perché sono cantanti che vengono da Napoli, non è che se un cantante giovane nasce a Roma, ci sono neomelodici Roma. Cioè si dice un cantautore romano. Perché i cantanti nostri ci hanno messo l'etichetta perché fa gioco, ma ci sono tantissimi artisti bravi che hanno tutte le possibilità di fare mille volte quello che ho fatto io, però ci hanno voluto mettere questa etichetta come se fossimo una razza. Ma noi non siamo una razza, siamo cantante. Poi ci sa chi canta boh, chi canta meglio kill, chi canta meglio kill. Però questa è un po' la discussione che ho sempre fatto io, però accantonare questo discorso. Quindi nella vita si cresce. Io ho capito che dovevo anche cantare in italiano per fare lo stadio a Udine. Tu hai cantato pure in italiano, ti devi far capire. Guarda, il mio primo festival di Sanremo, con Non dirgli mai, io avevo una sola parola in napoletano. Sì, stasera da Vessa Vasà, la mia casa discografica, gli autori Sanremo, no, devi togliere, no, non esiste proprio. Cioè, riga a te, ma anche se stava facendo una rapina. Cioè, ti va bene, non vi preoccupate, la tolgo. Quindi la canto tutti in italiano. Poi ovviamente eravamo in diretta. Come vanno a fare? Figuriamoci, sì. E quando ci fanno? Se non dico si stasera da Vessa Vasà. All'epoca, e devo dire ad onor del vero, anche prima di me, lo stesso Nino D'Angelo, no, ha trovato un muro ancora più alto di me davanti, certo. per la lingua napoletana, perché a noi non è un dialetto, è una lingua. Noi siamo bilingue dalla nascita, la vera nostra lingua è il napoletano, è la prima lingua straniera che cominciamo a studiare è l'italiano. Ok? Quindi veramente è sempre stato difficile. Oggi, quando io sento i miei colleghi che riescono a fare dei numeri importanti, che ne sono il rapper, per esempio Joelier, no? Che con un disco arriva primo in classifica mondiale, per me è una grande soddisfazione. Joelier. Non dici manca buonasera in italiano, quindi voglio dire, è tutto napoletano, ma a me mi fa piacere. Quindi rompere quei muri, te l'ho detto, perché c'è sempre stata questa dogana da Caianiello a salire, è stato molto difficile. Quindi nella vita si cresce, nella vita si impara, e l'importante è crescere e ricordarsi sempre, come ti dicevo prima, da dove si è partiti. Io saccio che... E canzoni come piacciono a me, su che là che piacciono a loro, non è che piacciono soltanto a me. Poi, come diceva il grande Pino Daniele, ogni scarafone è bella mamma sua, no? Io rispetto tutto quello che ho fatto, e se ho commesso degli errori, è giusto, perché chi è che non ha commesso degli errori? Ma in qualsiasi settore, non soltanto nella musica, anzi gli errori ti insegnano come devi crescere, perché se tu non sbagli... Quando tutti hanno detto, vabbè,
LDA, il famoso LDA. Conosci? Che è Luca D'Alessio, che conosco molto bene. Quando Maria ha detto tuo padre non mi ha mai telefonato, perché è giusto così, perché mio figlio dovrebbe avere una corsia preferenziale per arrivare in un posto? Se io voglio male a mio figlio, allora io telefono, io raccomando, ma se io voglio bene, io telefono, non l'ha già proprio usato. Sei bellissimo. Ragazzi, è così, assolutamente così. Però caro Gigi, perdonami. È venuto già? No, io ho visto. No. Ah, no. Non ho organizzato proprio niente per dopo. Ah, ok. Allora, a me basta che già prima fai sta a Milano. Allora, no, no, io sai che ho già pensato, perché ho visto quel Gigi là, che sono era Gigi, i capilli, dei capilli sicuramente. Tu lo dici a me. Io quel Gigi là, insomma, lo vorrei rivivere, quello in cui già capito, guarda, già si sta indirizzando. L'hanno pure menato, diciamo, quello d'acca, quindi No, però volevo che allora fai conto che siamo in una cerimonia di quegli anni là. Sì. Allora, prima di iniziare il mio repertorio vorrei fare tanti tanti auguri alla coppia di sposi unitamente ai compagni Daniele e Valentina. Chi lo vuole sa da sposò. Guardi, io ti dico una cosa, fare i matrimoni è stata la più grande gavetta, i matrimoni, i battesimi, i comunioni, i festi piazza. Sai perché? Perché là non ci stanno né trucchi né inganni, là o canta o canta, cioè là non può fare e luce, non può fare niente, là non ci stanno imbrogli. Lo so benissimo. Quindi quella è la più grande gavetta che io auguro di fare a tutti, mio figlio compreso, perché altrimenti a questi ragazzi gli mancherà un pezzo di vita importante. Lo stiamo facendo qualsiasi ancora settore. Anzi, capito? Se va scritto il numero in sovraimpressione dove potete chiamare per Peppe. Se il 29 giugno, non lo so. Il 29 giugno sposa Daniele, si trova a passare. Va bene, è bello che dici pure va bene, va bene. Fa buona, sì. Allora, a questo matrimonio di Daniele e Valentina è arrivato questo giovane cantante che vi vorrei proporre, Gigi D'Alessio. No. Improvvisiamo, eh? Ma sì. Gesù. Che coraggio che tengo, ti chiamo ancora, sono voce che dà la sada ieri, che ti cerca una mano per parlare. Sette numeri mai scordati, fatti già un milione di volte, e stasera ti dice una casa un chi. Incazzavo ogni volta che riceve, si dispoglie s'arraccio bella ancora, disponivi in un song che là là. Casi tu le prometto cuore, tra tutto rindana se, e per colpe sti cosi per detta a te. Ma ci fatta sta lontana te, ma che conferenze si è pigliato dietro, a ci avrei spartuto. Mannare, soltanto tu sei tale quale a te, voglio ancora che tre e me paura si sta minduscendo. Quando saccio vai pazzo per me, prima sulla doccia m'avrei, sa fa che non viene andare. No, tanto saccio non è la verità, non ne ho vera che nato ci sta. Io voglio star solamente con te, perché quando non stivo con me, pure che le chiamava andare. Sto aspettando soltanto di sapere se più tardi te posso venire. Annare. Grazie. Signor Gigi. Grazie, adesso facciamo tornare. Come viene a mamma? Signor Gigi, quello la... diciamo la sposa dei quartieri.
Non so se lei ha una canzone. Mi devi che sti quartieri, a dove si sta a scuola, non c'è traccia manco solo, ma c'è scelta a tururù un caffè. Mi guaglio in sti quartieri, si deve mettere a famore, non ci vuole assai denaro, perché sono diversa da te. Sono troppo bella e sanna pure questi fotomodelle un po' povere. A 15 anni faticano già, perché se vanno sposare. Ma se tu vuoi mare già tiene, chi devono sa che bene, e stasera mi trattengo che guaglione mezza sanità. Perché la chita va bene, pure un coppo motorino, poi se fa una camminata sai a retto insieme a te. Le lenzuola rotolate in mezzo a scuglia, sai un bello o facesse una volta maritano tanto so che la la pure si è tarda a casa già tornà la maga mi se canna scuna fa già tutte sere te lascia sto cuore e me canni a fa. Te rimango qua, metà di questo vestito che non c'è sto tempo ma anche da trucca, ma come chiama coppa sta città pure sto cielo ce la fa sta, ma un temporale però fa paura a chi sta a aspettare. Ma hai scritto più di 30 canzoni tu? Fa? È un calcolo, è una domanda matematica. 30 canzoni che parlano di me, 100 anni fini a nare. Quando voglio non fatto scusare, come si fragile e mezz'ora fa, a tutto quanto volesse abbracciare. Quando si mettono a piangere e mentre guardano non faccio capire che spezza voce una lacrima. Tu, pianoforte amico mio, mo che stanca voce mia, non venno d'assai difficile. Non mi fa far niente cantare, fammi stare a poco a casa. Nemmeno allora stasera ma vanno la sa na 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 na. Ma dico anche basta. No no ma è capito però va bene che forse perché sti cose forse le cene assurde, poi basta te amici tuoi, no tribunale infame, pronta sulla condanna, chi mentre fa servizio senta radio e può cantare, ma non ne sai chi scorne, quando appena a sapere, che proprio tuo marito, un mamma te può tenere, una guagnoncella nata in danno ascia sanità, che sbaglia l'italiano ma assomiglia giù a mamma tu. Oh, beh. Che non ne mai capito niente, perché non tiene sentimento, diversa a chi da già cagnà. Allora Gigi basta. Basta, però soltanto una domanda prima di andare. Ma bene. Alla fine Anna poi si è sposata? Anna si overe di sposo una ditta chiesa fece ma Gesù e pregato per me
il sangazzi all'inferno si muore, decide che da domanda. E manca giù un maraviso con me, ma nemmeno te posso tenere. Anna si overa di scusa, tu fa tutte cose, Anna scusa Gesù. Senza trasire in da chiesa, sia stessa moglie. Batta cantano vestita, domani il bottone su bianco andare. Solo a così forza Dio, non ho ben a sapere. Direi che basta. Allora, Gigi. Arriva su questo palco Vincenzo De Lucia! Buonasera! Vincenzo De Lucia torna al Peppy Night! Yes. Un autentico mostro di bravura! Maurito! I facce sì. Fratello, se sei aprito a Marice. Capo di Marice, tutti quelli che vogliono. Ma se fa un bordello, quindi. No, cioè, ma tu sei un talento esagerato. Che allora, io stavo vedendo TikTok. Credo. E no, giustamente che un senza trucco non esiste. Chi cazzo è questo? No, capito. Allora fa sentire solo una cosa. Buonasera, buonasera a tutti. Che ne è? Problemi? Problematiche? Okay. Allora. Capito, però... amore, non ti riconosco senza te. Amore, devi spegnere tra poco, lo sai? Devi chiudere il programma. Ma perché? Sì, c'hai tempo 2 settimane, poi cominciamo noi su Rai 2. Chiudi, amore, chiudi allora, qua. Come si chiama quello che vi produce? Pino. Amore, Pino! Taglia tutto, torna a casa, metti altro qua. Noi allora, mettiamo Rai 2. Ha detto una cosa vera, perché noi, Peppy Night, ma in coincidenza delle nostre ultime due puntate coincidono con le prime due della nuova edizione di stasera Tutto è Possibile, di cui Vincenzo è protagonista. Allora noi dobbiamo fare così. Siccome io faccio parte anch'io di quella famiglia, siccome io sono alla terza puntata, cioè per Vunescica, noi le prime due puntate dobbiamo amabilmente schiattare. Ma come? Ma proprio schiattare. Ma l'ospitalità è... Vince l'affetto di matti. Allora, poi la terza ci sto io e ci concentriamo tutta quella da parte a Canale 21, a diventare un deserto. Vabbè, ma non è male. Allora, io Vincenzo... Parliamo invece. Ho visto fare una cosa meravigliosa, perché i grandi artisti fanno questo, lui fa... veramente fa le voci delle donne dello spettacolo italiano in un modo incredibile, però ho visto fare un pezzo della tradizione napoletana in un modo sublime. Ha detto no, levani a fu Peppy Night, me la regali? Sì. A rumbere scugnisse, assolutamente sì, perché è un pezzo di cuore. Viviani è del popolo, l'artista, certo, il drammaturgo che ha dipinto il popolo per eccellenza, certo. Quindi io venero Raffaele Viviani. A rumbere scugnisse, Vincenzo De Lucia. Alice, Alice, buonanotte belle, buonanotte belle, sacchi padano cingrino, sacchi padano cingrino, o magnano corinari, no maria re. Se a rumbre scugnizzi che si abballa tutto pizzi, trove da mambizzi in pizzi che ti fanno due carizzi, si ti fa passare e frizzi, stretti mani, passare e frizzi, proprio gusto e ti già vizzi, ci ti sfrina e chiudo a pizzi, come a tanta pirenizzi, te la scena schizza schizza, fino a quando non scapizzi che si a rumbre scugnizzi, o gli orci mo capisci perché io cerco e non lo trovo, se va a pizzi aiuto frisco c'è rimasto solo io, o io vi tenga. Salata, funocchia, ho spassati e pa, capillo, mo de coglio, mo de venga, quell'aia, che si arrombre scugnizza, assettata, ma assettata, la sabballa tutto visso, quadriglia, figure, trove da bambini,
Biz in Biz, una striglia ratta casa che ti fanno di Gariz. Quando è bello batti l'occhio, prova con sette ciavizzi, vinci te una moglie pazza, ci ti sfrina anche la pizza, quattro sordo frucchietti con mattanna pirnizzi, tre scinna schizza schizza fino a quando non scavizzi che si arrombre scugnizzi, po' parole a oliva, roba vecchia, vado nuove, sono nuove, siamo l'unico in fuoco, una buona marenna, ogni ce la c'era due ce la di conciati e la vizcarice, forni campagne, magnatevo cocco, magnatevo cocco, o giardino tutto si caga, però pur o Roma, che la bella mamma ruga, ma non vuol po', non mu posso fatica, e capita, e bella la paparella, cantatevi via, se tu hai scendere lì, nata via, dopo c'è non c'è lì in America. Tengo un grande papà, si rivaglia, ne chi so pensava, tiene chi su cambe fa, scicchignacchi in da bottiglia, si fanno che mi riego, o balene mi scarra, fu non è, non mi regalo da fai, combattando a Pirenis, te ne scinna, schizza, schizza, fino a quando non scavizza, che si arrombre, scugni, che si arrombre, scugni, su! Eccezia da Lucia! Grazie! Grazie! Mario Maggio! Ma che omaggio al teatro, che meraviglia! Questi sono i talenti! Questi sono i talenti! Non è che fanno una cosa sola, fanno tante cose! Però fa pure quella cosa che... Non è che ce l'ho... Ci vogliamo accomodare al pianoforte? Vai. Abbiamo delle capo maestro di morte! Maestro Spinillo! Maestro Mauro Spinillo! L'uomo più ricco d'Italia! Vabbè. Colui che percepisce è arrivata mo, molti soldi di SIAE, che è arrivata in questi giorni, quindi alla barca all'asciutto. E le cose lui vanno ha scritto bene. Invece a mio amico, insieme al mio amico Andrea, abbracciami. Problemi! Però sono, adesso non dobbiamo soldo. Parlare dei proventi SIAE, della ripartizione del maestro Spinillo. Quando il caso del cartone? Lascia fare! Okay. Dobbiamo invece, secondo me, divertirci a fare una cosa, perché Vincenzo in televisione lo vediamo col trucco, gli abiti, ma secondo me basta una parrucca e lui immediatamente diventa un personaggio. Possiamo cominciare anche con perché questa? Perché non abbiamo i soldi. Io comincerei con questa qui. Cominciamo con questa qua, va bene. Allora questa, mandini un po', fai qualcosa. Fai una compagnia. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutti ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, senza fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poterti ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei la fa la soccia, cioè la tale cosa. Molto bene. Secondo me possiamo mettere quella parrucca lì e questa. Dalla Vanoni alla Nazionale una frazione di secondo. Maria Signora. Nazionale? Sì, io passo microfonista qui. Senti che roba, eh? Ci vuole il tempo suo. Ci vuole suo, anche vai. Una faccia drammatica. Che la canzone lo... Non sapevo. Perché questa, la canzone si chiama È colpa mia. Io l'ho riscritta pensando che Maria si pigli tutto e colpo Romun, quindi... Per te gocce che fanno, son battute l'asfalto, non si è doia camminare. Sta carena città,
crolla cascinella come cazzo mi fa, è colpa mia la gevutata, è colpa mia la gevutata, è colpa mia. Come ti chiami tu? Chi? Giorgio. E lei? Mary. Siete fidanzati? Mary. Ho fatto è complicato. Singo patti che tocca danno sgamato. Le ritte che si va a Milano t'hanno acchiappato Virgiliano. Cucca e ma che grandezza! Possiamo fare una cosa? Vai! Con il tuo permesso, ti dico, sì. Allora, se io prendo due sgabelli, va bene? Sono dammi luci. Una mano, Geppi. Metti qua. Se prendo due sgabelli e tu indossi una parrucca bionda, immediatamente si sente sapore di intervista. Aspetta, eh. Apriamo l'archetto, per favore, Ale. Sentiamo se è tutto a posto. Mi metto anche così. Perfetto. La cartellina è lì. Ora ci vorrebbe, scusami però, perché questo programma lo conosciamo tutti, è diventato un grande successo, ci vorrebbe una persona da intervistare. Potresti farlo tu? Allora, non me la sento perché già faccio una professione, posso fare così. Allora, perdonami, ci serve, come vuoi, un attore, un cantante, ci abbiamo varie tipologie. Quello che ti pare. Allora ti scelgo il meglio. Vai. Vuoi dire che lo faccio uscire la gente fa... uscire, vai, sono proprio contenta con... Io sono buffone con pasticcoso, guarda. Perché se vivo un personaggio da intervistare, per la voi mi chiamano e... Sbrigati! È cosa di giorno, però. Cioè, vuoi intervistare uno meglio di questo qua? Maurizio Casagrande! Maurizio Casagrande al Papi Night! Niente, sono... Abbraccio! Niente, sono quelle ciao, cose che... Ti... Ce l'ho tutti là, eh! Allora... allora, possiamo iniziare? La signora Fagnani, Maurizio Casagrande. Buonasera e benvenuto. Si preoccupi, si accomodi. Grazie, buonasera. Senta, che belva si sente. Non ho capito? Che belva si sente. Ma non una belva, insomma un gattino. Un gattino? Un gattone, ma... Infatti al fisico non avrei detto il gattino. Comunque, lei è nato a Roma. No. Vabbè, dicono tutti così. Siamo andati a Roma, cioè. Il cognome Casagrande, infatti, è un omaggio al Colosseo, è vero? No, Casagrande, poi che. No, Casagrande è il nome di mio padre. Quindi... Vabbè, andiamo avanti, è meglio. Lei sostiene di saper suonare la batteria, ma anche di essere un buon cuoco, l'ha dichiarato, no? Ma insomma, un buon cuoco. Ma non è che è l'unica cosa che non gli riesce bene fa l'attore? Può darsi, può darsi. Tengo proprio a cacchio. Non lo so, potrebbe essere, effettivamente potrebbe. Senta, un'ultima domanda. Ma che modo di ridere, chiedo scusa, è possibile? Un'ultima domanda. Fermata a Lucio Sestio, metro A o metro B? Penso là. Ha sbagliato, la cosa più sbagliata. Ma non sono lui, che ne so io. Ne sa lei. Ma poi non prendo la metro, vado in macchina. Il senso della scena è Maurizio Casagrande. Happy night.
cosa rende Carta Wow così wow? Ma che domande a scemità che mi fai? Sono io ad essere wow, la qualità, wow wow wow. Stai zitto, sono io che mi posso autocollare veramente. Io sono il prezzo, io sono wow. Mi fai molto ridere, lo sai, wow wow wow. È wow! Ma che è sta volgarità? Cioè, wow. Forse non è... Ragazzi, caro. Basta! Wow. Carta Wow mette tutti d'accordo. Wow! Che è? Ma non dici più wow wow wow. Carta Wow, il buono con poco. Pupatella, la mozzarella. L'amore per il buono, l'arte dei nostri casari. Pupatella, la mozzarella, quella gustosa e genuina del caseificio Cammisa. E poi formaggi, latticini, salumi, conserve, dolci, vini e altre selezionate bontà. Pupatella, a Cardito in Corso Italia, angolo via Milano. E in viale Primo Maggio. La mozzarella. Ogni giorno la tua casa potrebbe essere esposta allo sporco senza che tu te ne accorga. Per questo Alba protegge te e la tua famiglia. Eliminando germi e batteri, Alba ti aiuta a pulire tutti i tipi di pavimenti, donando fragranze esclusive, regalandoti magiche atmosfere. Alba, una protezione completa per un pulito più sicuro. Sorridi di gusto. Se hai passione per la qualità, scegli Pollo il Ruspante. 100% italiano, a chilometro zero e da filiera integrata. Fidati di chi ci mette il cuore. Noi ci mettiamo il cuore. Il Ruspante, il pollo sano 100% italiano. Ti aspettavamo e per te abbiamo comprato la culla e i primi giochi. Poi sei arrivata e ci hai cambiato la vita e Sagifin ci ha aiutato a realizzare i nostri progetti. Puoi avere subito 25.000 euro con rata di 267 euro per 120 mesi. I soldi servono solo per realizzare i nostri sogni. Ti occorre un camion? Necessiti di un veicolo da lavoro? Affidati a D'Ausilio Camion, leader nella vendita di camion dal 1970. Bassa scelta in pronta consegna di veicoli leggeri, medi e pesanti. In via Santa Maria Cubito 14, Giuliano in Campania. D'Ausilio Camion, sinonimo di serietà, qualità e professionalità. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amara, più dolce son chi. Ma piccia la bocca, ma fai consumà, ma mi è tu genio cantà. Azza! È pure saporito. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E così anche noi ci siamo trasformati. Oggi siamo Well Officine, un nuovo nome per dedicarci completamente agli automobilisti. Dagli pneumatici all'officina meccanica, dalle revisioni agli impianti GPL. Well Officine è sempre di più al servizio di chi guida. Ti aspettiamo nelle nostre quattro sedi, ad Arzano, Casandrino, Interporto di Nola e a Napoli, zona Fuorigrotta. Welloficine.it. Sogni una cameretta su misura? Perché sognarla? Noi siamo in grado di proporti una cameretta veramente su misura. E puoi vederla finita in ogni dettaglio prima di comprarla. Wow! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credi? Vieni a trovarci! Scoprirai tante offerte veramente speciali. Non ci credo! Mondo Camerette, quello che vuoi tu! Ragazzi felici, genitori! Stem, vendita di ricambi usati di tutte le marche, sempre in ottime condizioni, con i prezzi più bassi, anche online. Ecosystem ritira a domicilio, demolisce e cancella al PRA qualsiasi veicolo con la formula zero spese, zero pensieri. E in omaggio per te, un buono carburante da 100 euro. Ecosystem, in via Galileo Ferrari a Casavatore, sul web ecosystemsrl.it.
Poppi è canato. Poppi è meglio che faccia la sera d'agosto. Allora, cosa ti serve? Allora, ci vorrebbe una signora magari che non è proprio, diciamo, di qui, che è di lì? Riempie le serate, le classifiche con delle hit da tantissimo tempo, ma che addirittura gli viene voglia, pensa, di fare un omaggio alla musica napoletana. Sarebbe un'iperbole straordinaria, ma allora, è improbabile. Ce l'ho. Ma non può essere, Peppe. Allora, un qualcuno che ha segnato i migliori anni della nostra vita e che arriva qui da un'altra parte d'Italia, da un fino da un'altra parte del mondo. Ma tipo? Dell'Italia, nel nord. Non sono problemi questi, mo devo vedere là dietro che c'ho. Sì, è un catalogo. Nderro e chi canta un pezzo napoletano e poi ci fa cantire, che sarebbe... sentire i più grandi successi. Beh sì, ma sarebbe una cosa impensabile. Che ha fatto dei Sanremo memorabili. Ma che ha spaccato, che fa ballare ancora tutta l'Italia. De nuovo. Adino, veramente. Vengo che tengo. Chiamo un po' essere, mi lascia qua, tutte le ce volte. L'ho. Ma sei sicuro? Al Peppy Night, Fiordaliso! A schiocca schiocca lì c'è la rossa, fresca era l'aria e tutto luce ardì, adorava de nos a cinque passi. Era de maggio, io non mi scordo. La canzone cantavamo a due voci. Che tempo passa e che io me la ricordo. Fresca era l'aria e la canzone a voce. E diceva cora po, cora mia, lontana vai, tu me lascia, io conto allora, chissà quando tornerai. Rispondevo, io tornerò, quando torna l'ori rosa, si stuscia, torna a maggio, pura maggio. Io son gacca, si stusciora, torna a maggia, sola maggia, io son gacca. E sono tornata e mo come una volta cantammo insieme non motivo antico. Ma salutiamo e l'uomo non sa poco, ma amore vero no, non vota più. Dete bellezza mia, me innamoraio, si tagli il cuore dinanzi alla fontana. L'acqua la tinta non si secca mai. E ferita d'amore non si sa. Non si sana, casa nata, sì, se fosse gioia mia, mietta stare imbarzanata, a guardarti io non staria. E te dico, cora mia,
tornata io so. Torna maggia, torna amore, fa da me quello che vuoi. Torna maggia, torna amore, fa da me quello che vuoi. Ci vuole la mia faccia di Emiliana a fare una canzone qui. Ma tu l'hai pittata questa canzone, è vero o no? Ma scusate, io l'amo molto questa canzone. No, veramente l'amo moltissimo. Me l'ha insegnata la mia amica sorella Marisa Laurito. E quindi lei me l'ha proprio, me l'ha barata. Un saluto a Maurisa, se puoi dire se vuole venire qua. Sì. Sì. Marisa, vuoi venire qua? No, c'è Ricci di chiamare. Vieni qua, dai. Che se non ci sta seguendo, tu poi avrai modo di parlarle. Io ho un canale preferenziale, gli devo dire qualcosa. Immagino. Che gli devo dire? Se può venire a fuori. Lei c'ha anche un fidanzato che suona, è di Bergamo, di Brescia, e suona tutte le canzoni napoletane. E vieni con Piero, Marisa, dai. Dai, Marisa, vieni col perché? Piero. Diglielo, vieni perché, col Piero. Marisa, vieni con Piero, perché ti stai ostinando? Che non vuoi venire? Vieni qua, cantiamo le canzoni. È venuta. Mettiamo il piano Marina. Per Piero. Abbiamo Piero al piano, sta là, lo mettiamo là e tu canti quello che vuoi. Puoi fare pure che le canzoni che ha cantato lei, canzoni classiche, anche un babà è una cosa seria, un babà non si fa sì. Ecco qua. Poi vabbè, poi parliamo, buttiamo pagina. Allora, Marina, tu che rapporto hai con questa città? Cioè, ci vieni spesso? Devo dire che non mi piace, che mi piace. Come fai a dire che non ti piace? Come fai? Accetta. Perché questa è una cosa che chiedo a tutti e tutti dicono no, Napoli è la mia città. Beh, però è la verità, Napoli ha dei colori particolari. Io ho fatto teatro qua. Ah sì? Sì, ho fatto teatro, era meno post musical insieme a Marisa Laurito. E mi ricordo che andavo a correre sul lungomare, mi riconoscevano, mi offrivano tutti un caffè. Io non ho mai pagato un caffè. Siamo ma quando mai? Così. Io nei bar qui non ho mai pagato un caffè. Sì, noi offriamo agli altri e poi non ce lo possiamo comprare. Sì. A volte è così. Abbiamo questa dinamica strana, dopo ci avviliamo e piangiamo tra di noi. Vengono gli stranieri, prego, venite. E poi ma io volevo dire, Luca. Allora Marina, io siccome ho... No, però dai, che ma tutti l'amano Napoli, dai. No, penso chi è di che sì. Non l'ama, no? Vabbè, c'è qualcuno che comunque, però negli ultimi tempi si stanno adeguando tutti. Abbiamo avuto un po' di cose. Siete agli splendori adesso, dai. Adesso li amano proprio tutti. Siamo in uno stato di grazia e quindi noi cerchiamo di non muoverci da qua. Perché qua c'è un'aria particolare. È una bolla. A casetta notte ce ne torniamo di nuovo indietro per paura di perdere questa aria particolare. Tesoro, ma tu, io c'ho proprio le cose, voglio sentire. Io non sto parlando, ma non vedo l'ora di sentire quei perché successi. Perché non sai più cosa dire. No, parliamo. Allora... No, dai, no, ma voglio sentire. Allora, sta qua Fiordaliso. Io ho vissuto dei Sanremo memorabili in cui ti ascoltavo. Mi stai dando della vecchia? No, l'hai fatti recentemente? No, perché allora, per me, sapere, per me io ho vissuto come se lui fosse stato un bambino piccolino, a bello. Allora, no. Quindi nella c'hai gioventù. I capelli sono io. Allora, io sono. Allora, come c'ha? Prendi e porta a casa. Allora. Siccome quando eravamo piccoli io e te, sì. Tu però ti ingrippassi che volevi cantare. Io stavo ancora alla terza media, tu pure. Vabbè. La nonna di questa cosa surrando. Allora, all'improvviso andassi a Sanremo a fare i Sanremo, che io dicevo: senti, ma a scuola devi venire, Marina, perché. E perché la, il professore. E lui mi ha proprio convinto. Perché nella F tu. Quando fa? Fermati. Ecco. Smettila. Per me, allora fammi sentire questo qui l'ho spiccato io. Fiordà, ce lo fai un altro brano e accappotti questo teatro. Dai, cappottiamo, dai, facciamo Fiordaliso! Se guardo la mia vita,
c'è. E quanta vita ho viaggiato, scoprendo mille città, io senza troppi perché. Ho sentito dietro. Non è vero? Beh, ma perché noi abbiamo solo grandi ospiti per questo. Sì, un bugiardo proprio. Ma non è vero, mai. Voglio sì, non un infame, un bugiardo. Non ne riesce da costruire. Allora, Marina Feodoli. Io te ne ho venuto a desiderio. Caprim... State per zitto. Allora, siccome noi in questa città abbiamo... Cioè, un sogno nel cuore, ma... Sì. Meno male. Lo abbiamo forte, non te lo possiamo dire perché è una cosa che siamo tra di noi, non so tu a chi glielo puoi dire. Cioè, abbiamo quello, cioè noi non vogliamo mica, mica. Però la luna. Però questa è la città del sole, no? Era questo paese. Però pure però luna, c'è anche luna, luna rossa. Rossa. Luna rossa. Ma... Quindi, facendo una via di mezzo, diciamo. Sole. Siccome ci abbiamo la cantrice. La che? La cantora che l'ha cantata. Quella che l'ha cantata, l'inno nazionale della luna. Cioè la luna non esisterebbe più. No, senza ma perché tu la vuoi? Tu la vuoi? Io mi piacerebbe molto come sigla finale, con un pubblico che pensa a quella cosa là e quindi alza quella cosa là. E noi cantiamo con... Che cosa è quella cosa? Io non c'ero sì. Vai, se tu le dici all'improvviso il pubblico pensa a quella cosa là e alza quella cosa là, lei certo. Giustamente che stupidina no che perché tu hai sentito penso. Pensa a quella cosa là se ne lo fatto. Guarda io dico solo una cosa e faccio e se la capolista se ne va, la capolista se ne va. La capolista se ne va e se ne va. La capolista se ne va
È magica sta cosa. Aspetta, aspetta, ho bisogno di Rosy. Rosy, dove sei? Rosy, sì, vieni qua. Allora, dovete sapere che oggi loro... Rosy. No, loro oggi mi hanno regalato i fiori. Puoi aprirmi questo pacco, per favore? Loro oggi mi hanno... un momento. Ma non so sciaramucchiare, scusami. Ci penso io, ci penso. C'è il mio fioraro. E gli ho detto, ma non me lo date sul palco? E loro mi hanno detto, no, questo è un regalo nostro. Lui ha spacciato pure che li ha pagati lui, non lo so se è vero. Adesso non lo so. Questa cosa. Marino. Saluto al fioraio. E allora io, ho detto, ma io questi fiori... li voglio regalare, adesso si spacca in due la mano. Sì, adesso facciamo perché il possibile. È fantastico, incomincia a tirarne fuori qualcuno. Sì. Se voi volete andare a fare dei servizi, vabbè, no, facciamo la sigla nel frattempo. Ma cerchiamo di aiutarla. Io li voglio dare alle donne. Che, occhio che questo è come prendere una trambata in testa. Okay. E intanto che la canto io gli ho fatto. Allora cantiamo. Sei sigla? Contento? Io così sono... non ti faccio perdere il tempo. Io mi sento molto felice. Se tu la canti. No, no, voglio solo dirti una cosa, veloce. Siamo tu, quando, tu hai fatto così. No? Hai fatto prima. Questo lo fa sempre Marisa quando quando c'era, magari andavamo al nord e c'era un pubblico un po'. Lei faceva un pubblico un po' faceva Peppe, ci mandano a nero. Dai. Ci mandano a nero. Vabbè, questa è la taglia. Andiamo con la sigla. La sigla finale ce la fa Fior d'Aliso. Vorrei due ali d'Alian per volare sempre più distante. È una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Un grande letto, sai, di quelli che non si usan più. Un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po' da... Dai! Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare in disparte a sognare. Non ci si accorge che questo bel pelatino, tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati. Io vorrei defilarmi per i fatti miei. Io saprei riposarmi, ma tu non cercarmi mai più. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di andare a fare l'amore ma senza aspettarlo da te. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo per me. Più tempo per me.
Teatro Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppy Night Zero Limits. In collaborazione con Planet Pay 365, ricarica, paga, acquista. Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Bava Opportunity Shop. Mondo Camerette, ragazzi felici, genitori di più. SIAG Caffè. Alba Pavimenti, hai mai regalato un profumo alla tua casa? Picano Rent, noleggio auto, moto e furgoni. Il Ruspante, passione per la qualità. Ecosystem, autodemolizione e ricambi usati. Well Officine, ad Arzano, Casandrino, Interporto di Nola e Fuorigrotta. Sagifin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Gennaro D'Ausilio Camion, i tuoi veicoli commerciali dal 1970. Pupatella, la mozzarella.